Gli Uffizi di Carnevale di San Giovanni Valdarno risalgono un'antica tradizione festeggiata ormai da circa 500 anni nelle 5 domeniche precedenti il Martedì Grasso, collegata alla celebrazione dell'Uffizio dei Defunti. Per l'occasione le compagnie di suffragio si recavano all'oratorio di Santa Maria delle Grazie per ricordare i propri cari e la ricorrenza assunse anche il valore di festa. Nei locali della Basilica si festeggiano l'Uffizio di Sant'Antonio, l'Uffizio di Santa Lucia, l'Uffizio dell'Industria e l'Uffizio del Vicariato. In occasione dell'Uffizio di Sant'Antonio, guidato dal camerlengo Dino Nardi, domenica scorsa c'è stata per le vie del centro la sfilata del Carroccio, poi la Santa Messa della Basilica del Santuario Diocesano, il raduno in Piazza Masaccio per lo spettacolo degli sbandieratori di Figline Valdarno e quindi il pranzo di solidarietà nei saloni della Basilica a base dello storico e prelibato stufato alla San Giovannese. Questa è una tradizione che si tramanda ormai da oltre 300 anni. E il piatto forte più famoso di questa festa, che avviene nel periodo del Carnevale, è il famoso stufato alla San Giovannese. Piatto tipico, unico, che fuori da qui veramente è pochissimo conosciuto, ma è di una bontà unica, per cui chi viene volentieri una volta ci ritorna altrettanto più volentieri, perché sa che è una cosa, diciamo, unica. I saloni contengono sui 370-400 posti. Normalmente sono strapieni sempre e a volte purtroppo si deve dire di no anche a altri, perché le richieste sono sempre superiori alle aspettative e quindi i posti disponibili purtroppo sono questi.